Ragazzi, sono Randoshock. Siamo tornati con, diciamo, secondo episodio, dai, perché magari metterò una serie sui server. Allora, sul secondo episodio siamo oggi su Iglesiascraft. Siamo, per chi non sa cosa è Iglesiascraft, siamo su queste isole, su queste piccole isolette, e dobbiamo ucciderci a vicenda e chi resta per ultimo vince. Cosa vince? Vince semplicemente dei soldi, e con questi soldi vi potrete comprare tutte le armature durante una partita. Vediamo quello lì che intenzioni ha. Vedete, adesso lo uccidiamo subito. Olè, ed è morto uno. In questa mappa serve, sinceramente, serve anche un po' di udito, perché comunque mi sono il cellulare. Perché magari sentirete i blocchi, le persone che... Vediamo di uccidere anche quello. È morto anche quello. Dai ragazzi, lasciamo stare, sono troppo forte. Sono troppo forte. Mo' cerchiamo di farci un piccolo ponte che ci porta al centro della mappa. Benissimo. Ovviamente cercando sempre di non morire. No, magari ci chiudiamo in questo modo. Così magari l'unico modo in cui ci possono uccidere è questo qua. Le cose più inutili vi consiglio sempre di lasciarle, perché sono molto importanti gli spazi nell'inventario. Tipo le spade di ferro. Lasciatele perdere. Se ovviamente ne avete una in diamante. Non so se mi spiego. Allora, vediamo qui cosa abbiamo. Abbiamo quella lì, quella persona che cerchiamo di pescarla. Non mi fai niente, ma le persone si sono convinte che con le uova e con le palle fai male. Riprendo, ammazziamolo. Siamo rimasti solo io e lui. No, cazzo. Non mi fai niente, faccia di serpente. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, questa qua. Orca troia! Che culo. Che culo. No, io direi di andarcene da qui, ragazzi. Meglio evitare, ragazzi. Quando vedete che un avversario vi sta arrivando addosso, vi consiglio sempre di evitare di andargli addosso al vostra volta. Dio, oddio, l'ho preso. Aspettiamo magari che finisca le sue munizioni. Io non ho nulla da fare. Ti aspetto qui. Ciao. Questa tecnica che lui sta usando è una tecnica molto usata da molti giocatori. Ovvero quella di andare dall'alto, vedete? Ora sicuramente mi verrà a prendere dal basso. Ora salta. Io lo aspetto qui. Dai. Dai che sto registrando. Vediamo magari se mi arriva addosso. Noi lo aspettiamo. Non perde. Quando siete uno contro uno, il l'avversario sta facendo questa. Ecco, guarda, ora sta prendendo la rincorsa. Magari cerchiamo di aspettarlo in questo modo. Io purtroppo non uso la distanza rendering lontana, perché vabbè, ragazzi, mi ero distratto, come potete vedere. Appena ti distrai in 2 secondi, come... Cioè, ti distrai 2 secondi ed è andata. Vabbè, cerchiamo di vincere questa, sempre sulla solita mappa. Vediamo cosa ci esce nelle nostre chest. Vediamo di ammazzarlo subito, subito. Ed è morto fuori uno. Perfetto. Uno l'abbiamo ucciso.
come sono. Prima ne avevo uccisi, non ricordo quanti, ma ne avevo uccisi un bel po', se non vorrei errare. Ma ne avevo uccisi un bel po'. Vediamo lì cosa abbiamo. Allora, quell'isola è libera. Aspettiamo, ok. No. Ha solo dato un accenno di lag. Allora, ragioniamo 2 secondi. Allora, da qua magari non andiamo. Nessuno ci sta cagando, quindi magari ci facciamo anche noi la torre. Allora, saliamo, 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 saliamo. Oh merda. Olè. Vaffanculo. Speravo in meglio. No, non voglio stare fermo. Tanto, magari, se volete, vi lascio il. Quelli là si sono fatti la. Vedete, guardateli lì. Sicuramente staranno parlando su Skype, minimo. Allora, quello lì lasciamolo perdere. Non rischiamo mai con questi ponti, con queste cose. Perché? Molto. Ok, mi hanno avvistato. Quindi noi ci chiudiamo qua. Ci facciamo anche una barriera in modo da non morire in malo modo. Vediamo se riusciamo ad uccidere quello lì. E ho finito tutti e 10 i. Vabbè, io vi aspetto qui, ragazzi. Se volete venire, vi offro un caffè, magari. Vediamo dietro come stiamo messi. Veramente male. Io ti aspetto, vieni. Dai. Sono rimasti 2 o 3, ce ne sono 3 lì. No, quanti siamo? Ah, siamo tutti. Benissimo. Ci vuole anche un minimo di intelligenza per giocare a questo gioco. Perché magari. Io lo aspetto lì, poi magari non so cosa lui voglia fare, ma intanto lo stuzzichiamo un po'. Però io ho anche paura. Nel caso mi dovessero prendere. Oh, stava per cadere. Oh boh, io mi mangio qualche mela dorata. Mangiatevele che. Wow! Dai, cazzo! Vediamo di pescare qualcuno o qualcosa. Mi serve una mano. Non so che cosa dire, cazzo. Allora, vabbè, intanto che questi qui mi uccidono. Intanto questi qui mi uccidono, io direi di. Adesso gli facciamo una bella sorpresa. Dai, dai, muori, muori! Muori, no! Vabbè, erano 2 contro 1. Fanculo. Vabbè, io direi di fare l'ultima partita. Aprirò una serie con questo episodio, Road to Victoria. Cerchiamo di chiuderla proprio in questo episodio. Quindi faccio l'ultima partita e. Ma madonna mia, la terza volta in questa mappa. Vabbè,
Vediamo qui, meglio quella di ferro, fa più danno quella di ferro. Ricordatevi questo consiglio. Metti tutto. Vediamo se almeno in questa mappa. Allora, quindi lasciamo quella di ferro, prendiamo gli stivali e tutto. Quindi noi ci mettiamo gli stivali in diamante. Lasciamo questi. Ah, le uova dobbiamo prendere, è vero. Prendete sempre uova e palle di neve perché sono un fattore principale per ammazzare il nemico. Direi di assalire subito quella persona. No, mi hanno avvistato, quindi meglio di niente. Cioè, meglio fare niente. Dove cazzo stai? No! Bastardo, pezzo di merda. Sinceramente non so da quanto stiamo registrando, visto che questa è durata poco, magari. Ma andiamo nei cubetti blu, non l'abbiamo mai fatti. Però cazzo, non c'è nessuno. Ah sì, ci stanno persone. Bello il Nether. Nel Nether mi diverto un sacco. Allora, prendiamo questo, 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 questo e questo. Mangiamo subito la nostra carissima mela e copriamo la lava, perché ricordatevi sempre nel Nether di coprire sempre, la prima cosa che dovete fare è coprire sempre tutti i tipi di lava. Perché come potete vedere da quello che gli sto facendo a questa persona, gli andrà veramente male. No, mannaggia. Vabbè, ma non è cosa, porca troia. Dai, non riesco a giocare più. Va bene, ragazzi, credo che basti. Niente, se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, commentate anche eventuali problemi, iscrivetevi se non l'avete già fatto, in modo da non perdervi gli episodi successivi, e andate a seguire anche la serie di Minecraft Ocean che sto facendo in solo. RandoShock vi saluta, bella ragazzi!